Poco dopo la metà del III secolo, dopo un lungo periodo di gestazione, nasce una vera e propria letteratura latina. Non ci resta alcun testo completo di questa fase, solo frammenti, ma siamo comunque in grado di mettere a fuoco le personalità di tre autori: Livio Andronico, di cui si è detto, Nevio, poco più giovane di Livio, originario della Campania ma cittadino romano, ed Ennio, nato a Rudie presso Lecce nel 239 a.C., poeta che i romani delle epoche successive considerarono il vero padre della letteratura latina. Tutti e tre forgiarono, per così dire, una vera e propria letteratura nazionale, per quanto ispirata ai modelli greci. Essi si dedicarono a tutti i principali generi poetici e tra questi anche il teatro. Se analizziamo gli scarni frammenti della produzione teatrale dei tre padri fondatori della letteratura latina, possiamo notare un graduale processo di emancipazione dal modello greco, che comunque rimane sempre presente. Andronico mette in scena tragedie, tutte di argomento mitologico, tradotte o adattate dal greco, la maggior parte ispirate alle vicende della guerra di Troia. Tra gli scarni frammenti della sua produzione comica si segnala un frammento tratto dal Gladiolus, alla lettera Spadino, nel quale è riconoscibile un motivo tipico della commedia, quello del soldato Spaccone. È con Nevio che il teatro romano comincia a rivendicare una propria identità specifica, pur continuando sulla stregua di Livio a comporre tragedie di argomento mitico greco, ispirate anche queste alla guerra di Troia, egli inaugura anche un tipo di tragedia del tutto nuova, la pretexta. Il nome è legato alla toga pretexta, cioè alla toga intessuta, l'indumento orlato di porpora indossato dai magistrati. Si tratta dunque di una tragedia di ambientazione e argomento romano. Delle preteste di Nevio ci restano due titoli, il Romulus, incentrata sul mito di fondazione di Roma, e il Clastidium, che prendeva spunto da una vicenda dell'epoca contemporanea, mettendo in scena la strepitosa vittoria che il console Marcello riportò sui Galli nel 222 a.C. Nevio compose anche commedie, almeno 34, di ambientazione e argomento greco e ispirate a modelli greci, commedie dette palliate, dal pallium, il tipico mantello greco. Dagli scarni frammenti in nostro possesso possiamo notare come anche in questo campo Nevio fu un innovatore. Egli assegnò infatti un ruolo di primo piano alla figura del servo furbo, preparando la strada a Plauto. Fu sempre Nevio a introdurre la pratica della contaminatio, un procedimento che consisteva nell'inserire in un copione greco, tenuto come base, una o più scene tratte da altre commedie, allo scopo di vivacizzare e arricchire l'azione.